Contest Piave Artist, una competizione artistica tra gruppi musicali formati da giovani del territorio. È questo il nuovo progetto in preparazione al Centro Piave, un'idea nata da un'esperienza spontanea avvenuta in maggio, quando, durante una conferenza stampa per il raduno dei bersaglieri, una piccola band formata da giovani dell'Istituto Volterra ha accompagnato gli interventi dei presenti con brani di loro creazione. Perché quindi non offrire uno spazio creativo nel quale cominciare a vivere l'impatto con un pubblico e mettere a frutto le conoscenze scolastiche? Lunedì 4 febbraio, presso l'Istituto Volterra, si è tenuta così la prima tappa di avvicinamento al contest, il primo incontro con gli studenti per la realizzazione di un progetto che li coinvolgerà per la parte grafica, video e musicale. I nostri ragazzi, soprattutto noi del Volterra, con quelle che sono le immagini anche digitalizzate e lo scarpa con i video e gli audio, dovranno poi portare avanti questo percorso, potremmo definirlo di storytelling, di tutta l'esperienza fino all'evento finale. Contest Piave Artist si svolgerà a marzo in tre tappe al Centro Commerciale Piave, un'iniziativa che consente agli studenti la partecipazione ad un'attività di alternanza scuola-lavoro, con la supervisione di un gruppo di professionisti del mondo pubblicitario. L'idea è nata grazie all'iniziativa di Centro Piave, che è uno dei nostri clienti. Di conseguenza mi è stato chiesto di venire a incontrare i ragazzi per parlare un po' di cosa significa oggi fare creatività, quali sono i trend di comunicazione più attuali e anche per guardare il lavoro fatto dal gruppo che è stato coinvolto appunto in questo esercizio creativo, per condividere quello quanto fatto e magari anche indirizzare il loro lavoro e aiutarli a lavorare meglio. Contemporaneamente gli studenti dell'Istituto Scarpa Mattei hanno cominciato a raccogliere i primi video di questa nuova avventura e che vede già coinvolte per ora anche l'Istituto Alberti e Liceo Galilei. Questa è un'esperienza positiva, permette loro di capire anche quali sono le dinamiche informali all'interno di un gruppo di lavoro, come ad esempio il rispetto di una scadenza, la relazione col cliente, la gestione del tempo a disposizione, le relazioni con gli altri colleghi nel rispetto delle competenze reciproche, e quindi diventa un ottimo strumento per potersi sperimentare, per acquisire qualcosa che poi sarà utile nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro. E sarà un'opportunità per tradurre in esperienza concreta i contenuti della formazione scolastica.